Buonasera, ben trovati e bentornati al nostro appuntamento. Questo è il terzo del Festival di Artificial Intelligence in Agora. Un progetto, come sapete, ormai lo abbiamo raccontato più volte, che a partire dal 2019, con una formula originale, si occupa di riflettere e divulgare sulle tematiche, divulgare le tematiche dell'intelligenza artificiale. Divulgare vuol dire raccontare, ma noi riteniamo che divulgare voglia anche dire raccontare in modo serio, in modo concreto, utilizzando la voce di esperti e non il solito meccanismo del sentito dire o del passaparola che non ha consistenza. Questo progetto nasce, lo ricordo ogni volta perché è giusto farlo, perché altrimenti sembra che anche questo progetto nasca sotto i cavoli o lo porti la cicogna. Nasce dalla collaborazione tra un ente pubblico che è il Comune di Villorba, l'amministrazione del Comune di Villorba, e un'associazione, Biblio Treviso, che si occupa dal 2014 di divulgazione proprio della cultura scientifica, del pensiero scientifico nelle sue varie forme. E questa formula della divulgazione intelligente, della divulgazione con la voce degli esperti, secondo noi è la formula più giusta, più seria per affrontare anche un tema difficile come quello dell'intelligenza artificiale. Ringrazio ovviamente, ma non per dovere, ma perché ci credo, il sindaco di Villorba, perché ci sta sempre supportando, Francesco Soligo. Ringrazio, l'assessore alla cultura del Comune di Villorba, Eleonora Rosso, che anche lei ci sostiene e ci invita ogni volta a proseguire a fare per il meglio il nostro lavoro. E ringrazio lo staff di Biblio Treviso che collabora con questa iniziativa, uno staff composto da persone audaci che si mettono in gioco su questa tematica. E da ultimo, ma semplicemente perché ne sottolineo l'importanza, ringrazio Mauro Gentile che in questa serata ci consente di essere in trasmissione, ma durante tutta la preparazione è una delle anime di questo progetto. Ringrazio allora anche gli ospiti di questa sera, che invito subito ad apparire, e sono, adesso li vedrete fra un attimo, Enrico Ursella, buonasera, Buonasera. Enrico Ursella, buonasera, e Bruno Damini, buonasera Bruno Damini, Buonasera. grazie per essere qui. Il tema di questa serata è un tema che ci coinvolge, ovvero la sicurezza, l'intelligenza artificiale e la sicurezza nelle attività produttive, industriali e artigianali, la qualità dei prodotti industriali e artigianali. Vorrei sottolineare l'importanza di questa tematica. In questi giorni, da un po' di tempo, diciamo, sicuramente dopo che è stato avviato questo progetto di AIA, che ricordo è del 2019, in questi giorni la stampa, le riviste, l'informazione radio-televisiva si occupano pressoché quotidianamente di intelligenza artificiale, hanno scoperto l'intelligenza artificiale.
Quello che io osservo e poi chiedo anche conferma ai nostri interlocutori, quello che osservo è che di questa intelligenza artificiale si parla come se fosse una sorta di curiosa innovazione che va a impattare in modo anche abbastanza invasivo tutta la nostra vita, ma di cui non si colgono forse fino in fondo le implicazioni nella vita quotidiana. Si parla di intelligenza artificiale perché si allude alla chat GPT che produce automaticamente testi come se fosse una sorta di Dante Alighieri moderno, ma insomma no, non esageriamo. Si parla di intelligenza artificiale perché ci sono tutti i sistemi di sorveglianza, di controllo, c'è il metaverso, insomma, tutte cose assolutamente innovative, importanti, che cambieranno la nostra vita, ma poi non ci si accorge che l'intelligenza artificiale, entra anche nella vita quotidiana. Parleremo questa sera anche dell'intelligenza artificiale nel piatto con il nostro cibo di tutti i giorni. Per cui, ancora una volta, noi cerchiamo di portare un tema forte, un tema importante, un tema anche difficile, alla dimensione della sua reale consistenza e presenza nella nostra vita di tutti i giorni. Per parlare di questo, allora abbiamo Enrico Ursella e come vedete nella sua presentazione scritta, esperto di visione artificiale. Chiedo a Enrico Ursella di dire due parole sulla sua attività e anche se vuole su se stesso. Prego. Sì, buonasera. Allora, la visione artificiale è, diciamo, quella parte di intelligenza artificiale che riguarda la vista. Noi, intelligenza richiede di avere dei sensi da cui apprendere le cose, da elaborare, e i nostri due sensi principali sono vista e udito. Tramite l'udito principalmente parliamo con le persone, comunichiamo con le persone, quindi tutto quello che è la comunicazione passa attraverso quel senso. E quindi questa è una parte di intelligenza artificiale, quella che ad esempio riscontriamo anche con ChatGPT, in cui c'è il vero udito, ma comunque c'è il parlato, è lì la parte, diciamo, di intelligenza che va. E la vista è l'altro senso molto importante, quello attraverso il quale. C'è un salto O nella meglio. trasmissione, momento che riprendiamo. Ci siamo un po' fermati, Ursella. Stava parlando della vista, voglio riprendere dalla vista. Aspetti che sia impiantata il collegamento un attimo. Parliamo con Bruno Damini intanto, per riprendere. Bruno Damini è uno scrittore multiforme. Si è occupato di tantissime cose nel corso della sua carriera e continua a farlo. Di cosa si occupa, ultimamente, Bruno Damini? Ultimamente, ma io continuo a occuparmi di comunicazione e marketing. Da molto tempo, la maggior parte di questa mia attività è rivolta al mondo dell'enogastronomia. Ci sono arrivato per una predisposizione passionale, personale. Ma ci sono arrivato anche perché tanti anni di attività svolte, pensate un po', in tutt'altro versante. Io ero direttore di comunicazione e marketing del Teatro Stabile di Bologna. Ci sono arrivato perché avevo messo in atto una modalità assolutamente nuova per quei tempi di interazione fra teatro e enogastronomia.
non sto ad approfondire, ma tante cose ho fatto in quel versante anche per puro divertimento e con grande fatica, che mi hanno permesso di entrare all'interno di un mondo che non era mio all'inizio. Ora, continuando su questo versante, mi trovo anche da quasi 3 anni a questa parte ad affrontare tematiche che nella mia vita non avrei mai pensato di dover affrontare, ovvero quelle delle forme di alimentazione fortemente restrittive cui sono assoggettati i bambini in insufficienza renale cronica e di conseguenza gli stessi adulti. Forse neanche voi saprete che si tratta di numeri assolutamente impressionanti che gran parte della stampa non conosce, anche perché, come dico sempre, la malattia renale è una malattia silente, ma sono pazienti silenti anche questi, non vanno in piazza, non fanno manifestazioni, si risolvono i propri problemi gravi da soli, fra di loro, col supporto di bravissimi medici e personale sanitario. Ora, dico questo perché 3 anni fa, grazie a un amico nefrologo pediatra di Bologna, Andrea Pasini, che è responsabile del programma di nefrologia pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola della mia città, sono entrato in questo mondo per puro caso. Lui sperava che io gli facessi predisporre, arrivasse a predisporre un piccolo quadernetto di ricette. Io gli ho detto subito che raccolgo storie e preferisco scrivere racconti di vita, e da lì è nato un volume che racconta le vicende parecchio difficili, anche dolorose, di genitori di bambini in insufficienza renale cronica. È una patologia irreversibile, risolvibile solo tramite trapianto, e vi dicevo prima, i numeri sono impattanti. Poi arrivo rapidamente a dirvi perché faccio questa premessa. Stiamo parlando di 30.000 bambini in Italia, ma parliamo anche del 7,5% della popolazione italiana che è affetta da serie forme di nefropatia. Quindi parliamo almeno di 4 milioni e 500 mila persone. Per contrasto, lo sapete quanti sono i celiaci in Italia? Sicuramente penserete che siano almeno il doppio, no? Vista l'attenzione cui sono soggetti, visto che in ogni angolo, anche di piccolo supermercato, troviamo l'angolo, il corner con i prodotti per celiaci. I celiaci in Italia sembra che siano statisticamente provati 600.000, dei quali quelli che si sono sottoposti al test che possa certificare questa loro patologia sono 200.000. Ora provate a immaginare alcuni milioni di persone nefropatiche che sono costrette a adottare una dieta fortemente restrittiva. Riduzione massima di proteine e di vari sali, fra i quali il potassio, il sodio e così via. Provate anche a pensare quali ingredienti contengano questi prodotti, quasi tutti. Ecco che arriva forse un po' di aiuto dall'intelligenza artificiale, o quantomeno da certa sua applicazione. Noi, per arrivare a elaborare un capitolo del mio volume e poi da quello far nascere un progetto che è stato recentemente approvato dall'Istituto Superiore di Sanità, un progetto di educazione e formazione alimentare, ci siamo appoggiati non solo a grandissimi e importanti artigiani dell'alimentazione, alcuni stelle Michelin, il campione mondiale di pasticceria e così via,
ma ci siamo anche avvalsi del supporto di una società di Bologna che ha elaborato una piattaforma che si chiama Cookie, C-O-K-I, che avendo rubricato e registrato oltre 10.000 referenze di prodotto, è in grado di elaborare, al solo inserimento del nome del prodotto e dell'alimento che dovrebbe entrare in una ricetta, è in grado di elaborare la tabella nutrizionale relativa. Quindi possiamo dire che in questo caso la tecnologia applicata ci porta un enorme aiuto, perché prima era tutto svolto in maniera volontaristica dalle mamme, dagli stessi papà, dai nonni, ma anche gli stessi adulti. Ci fermiamo un momento, Damini, perché il tema è estremamente interessante e anche coinvolgente. Trovo che questa prospettiva... Chiedo scusa, mi sono dilungato un po' troppo. No, però tentavo di arrivare a qualcosa in cui si potesse applicare questa... Ma lo vediamo insieme fra un attimo, perché intanto queste sue parole ci hanno dato uno scenario di estrema concretezza e una applicazione che adesso vedremo fra poco con lei, molto più aderente alla nostra quotidianità, e credo che sia opportuno che lo scopriamo insieme fra poco. Ma questo territorio, diciamo, della sicurezza dei prodotti, lei, Damini, ne parlava riguardo a una patologia, ma questo tema della sicurezza dei prodotti è un tema che ci riguarda in generale, e credo che Ursella, da questo punto di vista, abbia delle cose da dirci. Volevo però che lei cortesemente chiudesse la sua presentazione riguardo al tema della visione artificiale, perché poi il collegamento si era un attimo impiantato. Scusate, sì. No, succede, è il bello della diretta, si diceva una volta. Prego. Sì, però prendo un po' il filo, cioè, quindi la visione artificiale dovrebbe essere quella parte che cerca un po' di riprodurre con tutta l'intelligenza, nel nostro caso buona parte del cervello, dedicata a comprendere quello che guardiamo, quello che ci vediamo intorno. Già 30 anni fa, quando ero all'università, studiavo i primi tentativi di costruire auto autonome, cioè come doveva essere fatta un'auto a guida autonoma. Allora chiaramente i mezzi erano decisamente inferiori, sia dal punto di vista di calcolatori, di algoritmi, un po' di tutto, ma quello era lo scopo. E da allora, quasi da subito, non mi sono occupato di guida autonoma perché non avrebbe, come dire, pagato la pagnotta, ma di sistemi di automazione industriale che potessero sfruttare questi principi. E in quel caso lì c'era una piccola aziendina qui del... Che cosa è successo nel corso della sua attività imprenditoriale? Perché lei è anche un imprenditore, oltre che... No, lo sono stato inizialmente. Adesso lavoro in un'azienda, diciamo, non sono l'imprenditore. Lavoro in un'azienda. A suo tempo era una startup che si occupava di analisi di tavole di legno di parquet, quindi volevamo controllare in maniera automatica i parquet che erano prodotti da questa azienda, se si poteva fare un controllo di tipo automatico anziché manuale, anziché ottico. Dobbiamo considerare che buona parte delle produzioni industriali finiscono per avere delle produzioni dell'ordine di solito di un pezzo al secondo, per capirci, questa è una tipica velocità, no? E quindi avere già allora, pensare di avere persone che facessero dei controlli semplicemente visivi in grado di andare a queste velocità era sempre più complicato. Poi negli anni le velocità sono aumentate, le richieste di qualità sono aumentate e i sistemi in grado di poter verificare la qualità degli oggetti durante la linea di produzione è diventata sempre maggiore, e quindi adesso l'azienda per cui lavoro è decisamente più grande e ce ne sono nate moltissime.
che si occupa appunto di fare controlli di quello che è la qualità dei vari prodotti. In realtà noi ci occupiamo principalmente nell'ambito cibo, di vari tipi di alimenti, in particolare di frutta, ma anche di una serie di società alimentari hanno i nostri sistemi di controllo, e moltissimo anche di legno, cioè ancora, cioè quello che è ad esempio la verifica della robustezza di una trave prima che venga venduta, o la qualità di un pezzo di finestra. Parliamo un po' del settore cibo allora, che forse ci incuriosisce, a me incuriosisce, perché il mondo dei parquet l'ho abbandonato molti anni fa, insomma, quando certo. Ho messo su casa, e quindi adesso mi dedico ai temi del cibo in qualche modo. Cosa succede? L'intelligenza artificiale e il cibo che mangiamo, senza fare nomi di prodotti, ovviamente, nei limiti del possibile, ma insomma, tanto per farci capire. Ma allora, diciamo che ci sono sistemi di vario tipo, dalla possibilità di evitare che le mele più bacate possano arrivare al supermercato danneggiando anche le altre, o molto facciamo ad esempio anche sulle cipolle o avocado. Tante volte il problema è quello appunto di non far lavorare o arrivare fino al supermercato, che per danneggiare, o addirittura sulla tavola, dei frutti che possono essere danneggiati esternamente o internamente. E questo più interessante poi, quando andiamo su altri tipi di alimenti, dobbiamo considerare che buona parte anche degli alimenti confezionati possono, ci sono 100 controlli, come dire, a monte, per evitare che ci possa essere dal pezzo di nocciolo dell'oliva, per capirci, al frammento della confezione che finisce dentro il cibo, al cibo che magari non è, diciamo, perfettamente sano, e questo poi arriva al supermercato, poi arriva in casa e non sempre ci si accorge. Quindi è abbastanza... Perdoni, accade tramite l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale? Allora, quello che succede è che, ad esempio, abbiamo sistemi per evitare che ci possa arrivarci il nocciolo dell'oliva dentro le olive, che dopo ci spacchiamo il dente e si rompa il dente. Adesso purtroppo molte aziende l'unica soluzione è che arriva e poi pagano i danni e fine. Chiaramente il nostro scopo è quello di evitare che questo accada. Viene fatto sia tramite l'intelligenza artificiale in sé, sia tramite il fatto che alcuni sensori possono essere utilizzati solo se c'è un'intelligenza artificiale dietro. Ad esempio, molti dei nostri sistemi facciamo l'attacca al cibo, cioè direttamente andiamo a vedere quello che c'è dentro le confezioni, dentro gli alimenti. Ma o abbiamo un radiologo che si mette lì a guardare immagine per immagine, quindi chiaramente ha bisogno di una... cioè non potrebbe star dietro alla produzione. Chiaro che un'intelligenza artificiale è in grado invece di vedere anche grandissime quantità di dati in maniera, come dire, puntuale e anche attenta al contesto, e quindi riuscire a avere più o meno le performance, se non di più, di quelle di una persona, ma con delle velocità decisamente più elevate, che altrimenti avremo bisogno di centinaia di persone che controllano le stesse quantità di alimenti. Garanzie di qualità del prodotto. So che lei si è occupato, se ne occupa ancora, di yogurt molto, molto, molto noti, molto conosciuti, e che compaiono spesso nella nostra tavola. Com'è stato questo rapporto con questa grande azienda, di cui non facciamo il nome, ma che sta dalle parti di... Sì, non so se si va a dire, tutto sommato non è che sia un mistero. Chiaramente, adesso non faccio mistero, avere un contenitore in vetro all'interno del quale sta il cibo vuol dire avere una qualità del cibo, ma migliore, diciamo. È chiaro che anche un tetrapacco o un vasetto di plastica sono delle buone confezioni. Quando io faccio un vasetto in vetro, devo anche essere sicuro che non possa assolutamente capitare che un pezzo di vetro poi finisca dentro il cibo, altrimenti invece di dare un vantaggio ai miei clienti, io do un rischio in più. E quindi giustamente si sono posti il problema di avere un sistema che sia un po' meglio di quello che è. Sarebbe, diciamo, la base, la cosa fondamentale, e qui ci siamo inseriti noi cercando di fornire un sistema
che riuscisse veramente a analizzare anche i più piccoli pezzetti, in maniera tale che non succede, ma se dovesse succedere, vengano scartati prima che riescano dalla fabbrica. Si potrebbe pensare, dico come provocazione, la dico a lei, che poi magari potrebbe vendere questa idea alle sue aziende alimentari. Mettere sulla confezione un'etichetta sorvegliato dall'intelligenza artificiale come una sorta di garanzia di qualità potrebbe essere un elemento di marketing. Non lo so, io non mi occupo di marketing. Devo dire però che me lo sono chiesto, ne ho parlato anche con qualche collega in altri ambienti, ad esempio nel settore legno il marchio AI è dappertutto e non si toglierebbe mai. In questo settore più tradizionale c'è la possibilità che qualche cliente pensa che non ci debba poter essere un problema, no? Cioè, a noi verrebbe da dire, a molte persone viene da dire che non ci deve essere un problema, e quindi perché c'è bisogno di un'intelligenza artificiale per controllare che non ci sia un problema? Quasi quasi mi fa venire un dubbio, no? In realtà sappiamo che i dubbi ci dovrebbero essere ovunque, e quindi sarebbe anche giusto far presente che c'è un controllo in più. Sono d'accordo con lei. Certo. Allora, Damini, riprendiamo questa sua interessante iniziativa. Ci eravamo fermati al momento della definizione del cibo per una particolare categoria di persone che soffrono di una patologia ai reni, renale. Che cosa succede allora? Come interviene? Qual è la possibilità dell'intelligenza artificiale di offrire un contributo a questa area di intervento e di cibo? Ma secondo me non solo in questo ambito di diete molto restrittive, perché credo che nel campo dell'alimentazione umana poter fare affidamento su uno strumento che ti permetta di calibrare la tua alimentazione senza che questo ti trasformi in pillole per astronauti potrebbe essere estremamente, estremamente utile. Io continuo a chiedermi quanto l'intelligenza artificiale possa aiutare l'intelligenza artigianale. Trovo estremamente interessante quello che diceva Enrico Ursella prima, e mi viene da chiedergli, sicuramente avranno applicato la computed tomography anche nel controllo delle forme di formaggio, per esempio, o degli insaccati o dei prosciutti, per fare solo un paio di esempi, perché se consideriamo che una forma di formaggio ha un valore particolarmente elevato, se teniamo anche conto che abbia un minimo di stagionatura di 2 anni, l'immobilizzazione di capitale è estremamente significativa. Se pensiamo a stagionature che abbiano dai 10 ai 50.000, dalle 10 alle 50.000 forme di formaggio. Avete mai applicato questa tecnologia, questa tecnica, che permette, da quello che posso immaginare, di vedere eventuali difetti? Il difetto del formaggio sono le bolle d'aria, per esempio. Che ne dice Ursella? Ma diciamo che... Allora, devo dire che il formaggio... abbiamo parlato con un po' di clienti, fatto dei test, tuttora, devo dire sinceramente, non mi risulta che abbiamo fatto un'installazione. Però, ad esempio, le bolle d'aria mi fanno ricordare un altro cliente di successo, diciamo che abbiamo fatto un'installazione di successo che si occupava di prodotti per celiaci, peraltro, e in cui c'era proprio un problema nella gestione del prodotto. E ricordo che ne ho parlato con un'amica celiaca prima dell'installazione, chiedendole se veramente secondo lei era una cosa importante quindi fare questo controllo, perché c'era questo problema durante la produzione, e mi confermava il problema, e dopo 6 mesi mi ha abbracciato dicendomi grazie, adesso il problema si è risolto, finalmente posso andare a comprare quel prodotto che adesso non ho più problemi, non devo più portarglielo indietro,
Per cui effettivamente anche su prodotti un po' di nicchia, un po' specifici, ci ha dato le soddisfazioni. E sicuramente uno dei settori in cui secondo me ci sarà molto interesse è anche quello della, semplicemente della carne, del pesce, per capirci, cioè tutte le volte in cui trovo, lì dentro sono prodotti in cui è naturale avere, no, una variabilità e quindi la possibilità di avere un prodotto che non sia ottimale, e quindi chiaramente sono prodotti in cui entrare sempre di più. Devo dire che non è che non esistano già sistemi basati sull'intelligenza artificiale, anche gli altri concorrenti, magari non basati sulla tomografia, non ci fanno l'attacco, ma ci sono comunque un sacco di sistemi che fanno sì che comunque la qualità del cibo che troviamo normalmente in supermercato oggi, forse non ce ne rendiamo conto, ma non è quella che c'era solo 30 anni fa. Forse da fruttivendolo, come dire, magari c'era un'attenzione umana che compensava questa cosa, ma magari chi si dedicava più a acquisti più di massa era più un problema, diciamo. Ecco, su questo adesso torniamo un attimo, anche perché vorrei aprire lo scenario suggerito dallo stesso Damini sull'intelligenza artigianale. Prima però vorrei che leggessimo assieme e provassi a rispondere ad una domanda che è arrivata. Ricordo che questo collegamento consente anche agli spettatori di partecipare con una chat. E quindi Ludovico Valenti scrive: se parliamo di anomaly detection, penso che in contesto industriale ci si possa attestare tranquillamente oltre al 90% di accuracy, almeno stando ad algoritmi recenti, penso a PADIM e a PatchCore. Se si può interagire, sono specialmente queste le tipologie di algoritmi utilizzati? Penso che la domanda sia più per Ursella che per Damini, che è un artigiano dell'intelligenza artificiale. Lo spettro degli algoritmi utilizzati è abbastanza ampio, diciamo. Spesso si sviluppano anche, abbiamo decine di ingegneri che si occupano solo di sviluppi di reti neurali ad hoc, e non solo reti neurali peraltro, molto dell'intelligenza artificiale non è secondo me necessariamente reti neurali. Da 10 anni a questa parte sicuramente è stato un salto, un'evoluzione estremamente rapida. Queste reti neurali hanno permesso di ottenere risultati che prima erano decisamente insperabili, ma molti algoritmi comunque continuano a essere anche di tipo diverso. L'accuratezza sicuramente è superiore al 90%. È chiaro che non posso pensare che un vasetto di yogurt ogni 10.000 abbia un problema dentro, no? È assolutamente, non sarebbe accettabile. Quindi è chiaro che i gradi di accuratezza sono molto molto superiori, diciamo. Dipende poi dal problema, dipende dall'applicazione. Una cosa importante su questo è effettivamente l'attestazione delle performance. Cioè, una cosa che ho visto anche in altre puntate della vostra trasmissione si è discusso è l'aspetto legale della cosa. Se io quanto posso fidarmi? Come posso fidarmi di una cosa? Specialmente di una cosa che non è in qualche maniera del tutto controllabile. E qui è chiaro che quello che noi stiamo cercando di attrezzarci è un po' come far sì che ci sia un modo di certificarlo, perché in alcuni casi, ad esempio nel caso degli alimenti, ancora non c'è una grandissima necessità. In altri ambienti, ad esempio quando facciamo legno strutturale, c'è una necessità oggettiva di dare una certificazione di quanto è buona la scelta che ha fatto l'intelligenza artificiale, e quindi piano piano bisogna arrivare a definire come far prendere la patente ai nostri figli digitali. Io posso insegnargli bene, ma poi se questo qui non ha imparato, cosa faccio? Chi è che ha la responsabilità di far sì che poi l'alimento sia buono o mi faccia del male? E qui c'è tutta una serie di metodologie su cui si comincia a lavorare. Io ad esempio adesso vorrei prendere una patente a vela per andare in barca a vela, e per far questo devo seguire dei corsi, devo fare degli esami. Come si fa a verificare che un'intelligenza artificiale abbia seguito i corsi giusti e fargli sostenere gli esami giusti per verificare che funziona? Perché non è che posso sperare che so che funziona perché le costruite in maniera tale che funziona, no? Questo è molto, molto interessante, perché
mette l'accento su una delle questioni di cui ci siamo occupati lungamente in queste trasmissioni, ovvero un atteggiamento di affidamento all'intelligenza artificiale, come se l'intelligenza artificiale, cioè queste due paroline, intelligenza e artificiale, fossero automaticamente garanzia di buon funzionamento e di qualità del risultato finale. Credo che quello che lei dice metta in chiaro una situazione che vale anche per molti altri, per quasi tutti i settori in cui c'è l'applicazione dell'intelligenza artificiale, ovvero che ci vorrebbe, l'espressione mi sembra corretta e mi sembra interessante, ci vorrebbe la possibilità di vedere la patente. Mi mostri la patente. Mi mostri la patente in modo che possiamo sapere che chi ha messo in piedi questa cosa di intelligenza artificiale è stato in grado di farlo seriamente. Ma vorrei tornare a Bruno Damini. Bruno Damini ha questa idea in testa, no? Che è quella dell'intelligenza artigianale. E pensavo a quanto dicevate prima, cioè il controllo da parte di un algoritmo delle bolle d'aria in una forma di formaggio o degli insaccati, eccetera. E non abbiamo più la garanzia che il mondo artigianale ci offra prodotti validi, Damini. Dobbiamo pensare che solo l'intelligenza artificiale ci darà il prodotto garantito, sicuro, o c'è qualcos'altro? C'è un'intelligenza artigianale alla quale possiamo ancora dar credito? Beh, se non credessimo in questo, sarebbe meglio che mangiassimo le pillole degli astronauti a questo punto. Io credo che se da un lato si potrebbe immaginare un controllo appunto delle forme di formaggio con la tomografia, allo stesso tempo non si potrà, credo, mai fare a meno dell'arte e dell'esperienza di chi i formaggi li va a testare col martelletto, perché è la capacità uditiva del singolo e la sua enorme esperienza che gli permette di capire non solo i difetti, ma anche la maggiore o minore qualità contenuta in quel formaggio. A seconda del rimbalzo e del suono che fa questo colpo di martelletto, l'esperto ti sa dire se quel formaggio può star lì ancora un anno, se è meglio venderlo subito, oppure se ha definitivamente dei difetti e quindi è meglio smontarlo e non venderlo più col marchio del consorzio oppure dell'ente di appartenenza. Mi viene da pensare che è molto bella la domanda che ha fatto il signore prima, perché evidentemente è un esperto in materia, e mi è piaciuta anche la risposta di Ursella. La sostanza credo che, secondo me, sia nel continuare ad avere fiducia nella qualità dei nostri artigiani, fatto salvo casi di disonestà. E nel campo della sofisticazione alimentare si sono manifestati fin dal tempo dei Greci. I romani erano esperti in sofisticazione alimentare, quindi andando avanti di questo passo non ci dovremmo fidare più di nessuno. Posto che gli artigiani lavorino bene, l'importante è che la materia prima che utilizzano sia nelle migliori condizioni possibili. Pensiamo alla conservazione, per esempio. Adesso chiunque, anche il più piccolo degli artigiani, ha attrezzature che permettono di lavorare in sicurezza igienico-sanitaria e specialmente sul piano della conservazione. Ci sono, ad esempio, dei sensori che vengono inseriti in certe confezioni di prodotti che
che compiono anche lunghe percorrenze di trasporto e di trasferimento, che permettono all'arrivo di... sono pastigliette, in effetti, assolutamente intelligenti da quel punto di vista lì, perché registrano tutte le minime o maggiori variazioni di temperatura che il prodotto subisce nel trasporto, facendo riferimento alla cosiddetta HACCP, no? La catena del freddo. Sono prodotti che, se subiscono significativi sbalzi di temperatura, rischiano un degrado pericoloso per la salute. Come funzionano? Funzionano all'arrivo, vengono collegati a un computer e il computer analizza tutto il grafico delle temperature. In questo caso è di enorme aiuto, no? Per la sicurezza alimentare. Ma mi viene da pensare come possa essere d'ausilio alla produzione artigianale l'applicazione o le applicazioni di intelligenza artificiale che tengano conto, ad esempio, della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, del non spreco. Parliamo tanto di consumi energetici e di consumi di risorse idriche, per esempio. In questo caso so che ci sono applicazioni che aiutano addirittura le attività dei coltivatori e che, ad esempio, erogano l'acqua necessaria, non di più, non di meno, in base al grado di maturazione della frutta, per esempio, e alle condizioni climatico-atmosferiche, umidità e così via. Non so se Enrico Orsella abbia qualcosa da dire o da aggiungere a tale riguardo. È molto difficile pensare che la tecnologia si sostituisca all'intelligenza manuale dell'artigianato. Faccio sempre riferimento al fatto che le mani sono collegate direttamente alla testa e l'esperienza porta avanti una certa attività. Paradossalmente, una lasagna non sarà mai uguale a un'altra lasagna. Non possiamo pensare che ci sia un plotter che ci produca lasagne tutte uguali. Le mangereste voi? Però che cosa qui altro? L'anima bolognese di Bruno Damini si fa sentire, perché insomma, dovendo scegliere un piatto su cui fare un esempio, ha scelto giustamente la lasagna. Ma a me sembra, su questo credo che ci siano delle cose sulle quali potremmo discutere a lungo, ma si sta profilando nella nostra società questo doppio binario, in qualche modo, in cui l'intelligenza artificiale sta entrando in modo molto forte, molto decisivo, diciamo, ma c'è anche un'area, come dire, di resistenza, che non vuol dire rifiuto dell'intelligenza artificiale, ma vuol dire culturalmente proseguire anche sulla strada dell'intelligenza artigianale, dell'intelligenza con le mani, della produzione che possiamo ancora una volta chiamare quella del nostro panettiere, del nostro salumaio. Insomma, siamo in una fase in cui ancora resiste questo tipo di realtà, e tuttavia non è una fase di scontro. Non è una fase di scontro, a mio avviso, no? Ma ne parleremo fra un attimo. C'è un'altra domanda che intanto, un altro paio di domande. Francesco Soligo, sindaco di Villorba, dice, lui si mette adesso i piedi nel piatto. Quanto investe l'azienda del food per questo sistema di sicurezza? E qui è interessante, bisogna capire di quanti soldi stiamo parlando, Orsella,
per mettere in piedi Ma questa adesso macchina. dipende chiaramente dal sistema. Adesso un sistema tipo questi qui dell'attacco, qualche insomma, è un investimento. Stiamo parlando di qualche centinaia di migliaia di euro. Ecco. Quello di cui parlavo prima, ad esempio, per fare l'attacco, poi ce ne E sono anche 100. le aziende sono disponibili, ce ne sono molte che ci danno questa Certo. sicurezza attraverso questi sistemi. Sì. Devo dire che poi ce ne sono anche di meno costosi di quelli che facciamo noi e comunque la maggior parte delle aziende si stanno attrezzando per avere sistemi di questo tipo, sicuramente, di vario livello, vario prezzo, ma sicuramente un po' tutti si stanno muovendo per averlo, perché è chiaro che è molto meglio avere i prodotti sicuri che non trovarsi. Comunque fanno due conti, che non dover pagare i dentisti. Preferiscono comprare lo scanner che pagare i dentisti e la gente che si sono rotti i denti perché hanno comprato il prodotto che non andava bene. E parlando di dentista, chiaramente nel caso migliore. Quindi c'è un investimento in questo senso. Un'altra domanda, Matteo Martini. 3 mesi fa mi si è rotto il forno. Fra i cataloghi ho scoperto l'esistenza di modelli con intelligenza artificiale, sensori, temperature e video che monitorano la coltura cibo da remoto, database in Germania. Un vero aiuto in cucina o una tecnologia che ci renderà sempre più pigri? Bella domanda perché, insomma, farsi cuocere la lasagna di Damini da un software che è controllato a Baden-Baden o a Bonn, ecco, mi sembra molto interessante questo. Cosa ne pensi, Damini, di questa cosa Ma del. e questa è la dimostrazione che l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre case. Prima di iniziare questa trasmissione ci dicevamo che volontariamente o meno siamo tutti assoggettati all'intelligenza artificiale, no? Dal momento in cui ci sottoponiamo a riconoscimento biometrico, utilizziamo riconoscimento vocale. Il nostro computer ha imparato a riconoscere la nostra voce e non fa quasi più sbagli nel trascrivere ciò che noi dettiamo a voce e trasformarlo in scrittura. La stessa cosa vale per la cucina. Ormai sono tantissimi anni che ci sono attrezzature che di fatto sono computer e che comunque rimandano a computer. Questi tipi di cottura controllati da evidentemente anche quelli da algoritmi sono assolutamente funzionali. Non diventeremo più pigri se non per il fatto che invece di guardare la televisione ci metteremo a sedere davanti al forno, come capita a volte a me, per tenere sotto controllo il pane che sta gonfiandosi dentro e per il quale ho programmato nel mio forno determinati momenti di emissioni di vapore che favoriscono la reazione di Maillard. È tutto. Secondo me l'azzardo di cui parlava Mallarmé, che aveva tutt'altro senso naturalmente, nessun colpo di dadi potrà mai abolirlo, perché il caso, la manualità, l'artigianalità, l'estro, l'inventiva non potranno mai venire meno, anzi potranno solo essere aiutati dalla tecnologia e in questo caso dall'intelligenza artificiale, credo in modo assolutamente particolare e anche probabilmente anche molto innovativo, ecco, perché un grande cuoco resta un grande cuoco, anche se usa una sola padella in quel momento, però dietro c'è tutta una serie di preparazioni che magari gli hanno consentito di predisporre quella materia prima con una particolare cottura, magari bassa temperatura. Ormai tutti parliamo, no? La televisione c'ha invasi, no? 30 ore a 63,5 gradi sotto vuoto. Sembrano cose strane. Lo facciamo in casa adesso. No, comunque l'immagine di Bruno Damini seduto davanti al forno mi sembra un po' inquietante.
Ma insomma, magari. Le posso dire, Franchin, che ho imparato dal cane di un mio amico. Eravamo ragazzi e io misi a cuocere un'oca dentro al forno e siccome la cottura era particolarmente lunga, questo enorme cane è stato circa 6 ore seduto davanti al forno. E io da quella volta uso sempre quella metafora. Molto spesso, piuttosto che guardare la televisione, è meglio guardare il forno. Ho capito. Anche il Posso dire cane anch'io una cosa su... aveva un obiettivo umano, anche il cane, cioè il cibo che si stava preparando. Prego, Ursella, scusi, l'ho. Sì, no, è che la domanda mi ha veramente un po' ispirato. Io per più di 30 anni ho fatto capo scout, che vuol dire andare, passare una parte dell'estate facendo da mangiare. Cosa vuol dire? Che uno deve andare, un ragazzino va in bosco, si raccoglie la legna, la mette dentro un bidone, accende il fuoco, mette la padella sopra, aspetta che si cuoce la cosa e si fa da mangiare. Fa da mangiare, può fare da mangiare anche benissimo, che è capitato un sacco di volte. Questo non vuol dire che io adesso a casa faccio da mangiare in questo modo. E non mi sento pigro perché lo faccio, non so se mi spiego. Cioè, questa si chiama, come dire, cultura, tecnologia. Cioè, è chiaro che una volta tutti quanti facevamo da mangiare in quel modo, no? I nostri bisnonni, per forza, per far da mangiare, dovevano andare a raccogliere la legna. E siamo diventati tutti pigri perché adesso accendiamo il gas davanti al fuoco. Bisogna vedere, cioè, tutto quello che l'intelligenza artificiale, l'automazione, la tecnologia ci ha offerto in questi ultimi secoli. È un modo per renderci pigri e, come dire, non creativi, non attivi, o è un modo per liberare delle energie? Io ho l'impressione che le persone abbiano più energie, più possibilità, più creatività di quante ne avevano 200 anni fa. No, ma Non questo. ci dimentichiamo, scusi Franchi, non ci No, prego. dimentichiamo che negli anni della rivoluzione industriale in Inghilterra, il movimento dei luddisti preconizzava che le macchine avrebbero sostituito l'uomo e quindi le macchine andavano distrutte. Da allora ad oggi tanti passi avanti sono stati effettuati, le macchine sono ancora lì, ce ne sono sempre di più, ci saranno sempre più utili. Quello che si spera è che ci diano, come diceva, accennava Ursella prima, ci diano più tempo libero da tempi morti, per poterlo dedicare a fare cose più costruttive, forse anche le stesse attività artigianali, ma maggiore sport, dedichiamoci alla lettura, ascoltiamo della musica, andiamo al cinema, andiamo a teatro. Credo sì che quello che dicevamo prima, cioè che si configura una vera, non solo una rivoluzione tecnologica, ma anche una rivoluzione culturale, e questo debba essere un tema sul quale bisogna tornare costantemente. C'è stata una forte paura nel corso anche nell'ambito della cultura europea, insomma, mi riferisco anche alla filosofia, ovviamente, una grande paura nei confronti della tecnica, no? E una grande tensione, no? Questo dominio della tecnica. Certo. Bisogna anche avere la possibilità, non solo la capacità, ma anche la possibilità di usare quel tempo libero che la tecnica potrebbe fornirci. E su questo forse bisogna lavorare molto di più che in passato. Si ha molto più tempo libero e probabilmente si ha anche molte più responsabilità nell'uso del tempo libero, insomma, no? Ecco. Stiamo arrivando alla conclusione di questo nostro incontro. Una intelligenza manuale è un'intelligenza a portata di mano. È un'intelligenza manuale a portata di mano. E l'intelligenza artificiale è a portata di mano o bisogna attrezzarsi con studi, con una preparazione che forse non è alla portata di tutti, Ursella. Diciamo che la preparazione necessaria a un ingegnere che si occupa di intelligenza artificiale oggi ho l'impressione che sia probabilmente minore di quella che serviva 10 anni fa, nel senso che ci sono un sacco di Addirittura. tool, un sacco di possibilità.
Per quanto riguarda le persone che lo usano di per sé, tutta l'intelligenza artificiale è fatta per essere ancora più facile ad essere utilizzata. Questo è anche uno dei pericoli. Quello che serve è come dire, la forma mentis necessaria. È chiaro che più avremo paura dell'intelligenza artificiale, più la penseremo come una cosa fuori dalla nostra cultura, più prenderemo delle cantonate, diciamo. Quindi è chiaro che anche se uno vuole pensare il proprio lavoro e non pensa in prospettiva di quello che sarà, facendo finta che non ci sia l'intelligenza artificiale, è un problema. Quindi capire più che altro dove possa essere applicata e quali sono le cose che può fare e quelle che non, è giusto che non faccia, che non farà. Non No, sarà problema. questo la ringrazio perché conforta il lavoro che stiamo facendo con questo progetto di Certo. divulgazione dell'attenzione sull'intelligenza artificiale. Le chiedo un'altra cosa, Ursella. Nella sua attività, lei ha avuto la possibilità di entrare nella dimensione della produzione artigianale. Ci sono artigiani che le hanno chiesto, dammi qualche applicazione, aiutami con un'applicazione di intelligenza artificiale, oppure anche questo è un mondo che non si sta attrezzando per il momento e lo farà in seguito. Sicuramente è più difficile trovare dei soldi, finanziamenti, gli investimenti necessari da parte di piccoli produttori. Per contro, sì, delle soluzioni da poter proporre sempre su scala più piccola, le stiamo cercando anche noi. Ci sono delle cose che costano tantissimo, che offriamo con grandi tecnologie, ma l'idea è anche cercare di aiutare e applicare a piccoli artigiani. Anche per dire, ritornando all'ambiente del legno, tante piccole segherie delle nostre parti, contrariamente al resto del mondo, hanno padre e figlio che la portano avanti. E questo chiaramente è un problema. Avere la possibilità che i compiti più semplici vengano fatti in maniera automatica è sempre stato il loro sogno. E su questo sicuramente c'è un'intenzione di entrare, di dare una mano, diciamo, per quanto è possibile. Certo, si apre anche questo scenario. Ci sono ancora alcune domande, le vediamo. C'è Giulia Bernardi, Giuliano Trevisol e Giuliano Trevisol. Ci sono nell'area food elementi che l'intelligenza artificiale non riesce a controllare, aspetti che leggo, e ad esprimere, poiché portatrici di sementi di umana soggettività che nessun algoritmo riesce probabilmente a replicare. Faccio riferimento al concetto di gusto, così come per l'arte Certo. generata dall'intelligenza artificiale rimane il problema della fantasia. Anche questa Sì. è una questione estremamente interessante. Chi è che vuole rispondere? A me piace molto questa. Siamo ancora, a mio avviso, un po' nell'ambito della resistenza, no? Toglietemi tutto, ma non la fantasia, insomma, ma insomma, datemi qualche. Chi è che vuole rispondere? A Damini? me sembra che si dia, cioè è una domanda che si dà già la risposta. Nella conclusione di ciò che esprime c'è comunque non voglio dire la via di fuga, c'è la soluzione, c'è la salvezza. Cioè la fantasia non potrà mai essere sostituita. Non so quanto, chiedo a Ursella, quanto il cosiddetto machine learning o deep learning possa permettere in quali tempi alla macchina di diventare più intelligente dell'uomo. Sarà sempre più veloce forse dell'uomo, ma non so quanto è. Poi mi fermo qui, perché di errori storici ne sono stati compiuti tantissimi. Basti pensare a Winston Churchill che decretò in maniera ultimativa che le automobili non avrebbero mai potuto avere altro parabrezza che un vetro piatto. Certo. Che ne dice Ursella? No, è simile, sì. Cioè, stiamo lavorando, ci sono almeno diversi istituti che lavorano di ricerca per riuscire a trovare delle oggettivazioni del gusto. Il gusto è una di quelle cose difficilissime per tutti, la parte tecnologica, ma ci stanno lavorando in maniera il naso, stanno lavorandoci in maniera faticosissima, perché
per riuscire a trovare dei modi che in qualche maniera riescano almeno a codificarli. Siamo ben lontani da dire a analizzarli o a verificarli. Abbiamo clienti che ci dicono: sì, devi riuscire a tirarmi fuori le mail, quelle più buone, quelle con, mi dicono anche delle parole che... sì, ma spiegami che cos'è, non riesco neanche a capirlo, cioè, almeno... però si sta cercando di qui più sul lato scientifico che non sul lato applicativo, almeno di codificarlo, almeno di capirlo, perché una volta che si riuscirà a capire, forse si riuscirà anche a trovare la formula di cos'è la cosa buona. Ad esempio, chi sceglie le nuove varietà da piantare di alberi per produrre il frutto più buono, sappiamo che, cioè, io ad esempio i mandarini, devo essere sincero, che mangio adesso non sono quelli che mangiavo 10 anni fa, c'è poco da fare. E quindi in qualche modo questo viene fatto, e molto di questo sempre più viene fatto lo stesso con, non mi intendo del settore della genetica per la produzione delle piante, ma so che vengono utilizzati questi algoritmi, e la speranza nostra è quella di utilizzare sempre di più. Noi ad esempio quello che stiamo cercando è di migliorare la qualità degli avocado che arrivano sulle nostre tavole, perché tanti non sanno da niente e vorremmo evitare che arrivino quelli che non sanno da niente. È chiaro che poi si riuscirà a far sì che ci sia un AI che è in grado di creare la prossima moda, il prossimo vestito che andrà per la maggiore, il prossimo piatto che andrà per la maggiore, non lo sapremo, la prossima canzone di Sanremo sarà fatta, stata scritta dall'intelligenza artificiale? Bene, molto interessante. C'è un'ultima domanda che non abbiamo visto, chiedo a Mauro Gentile mostrarla. Ecco, Ludovico Valenti ancora ci chiede: sì Matteo, il concetto di anomaly detection mi è ben chiaro, volevo capire se la famiglia di algoritmi di afferenza fosse quello o altri, comunque grazie per avermi suggerito l'articolo. L'altra, Matteo Martino, okay, molto interessante per rispondere alla sua domanda, fa una citazione. Sì, sì, è un articolo. Diciamo che l'anomaly detection è una delle discipline che vengono usate, nel senso che in quel caso si parla principalmente di andare a trovare, distinguere il cattivo dal buono. In realtà il mondo è molto più ampio, non è soltanto buono o cattivo, l'AI lo utilizziamo anche semplicemente per andare a trovare quale dettaglio ci interessa. Quindi ecco, sì, bisogna trovare il frammento di vetro, sicuramente quello, ma c'è molto altro. Certo, la piattaforma che stiamo usando ci dà anche questa soddisfazione, che non solo si interagisce con i relatori, ma anche gli spettatori interagiscono tra di loro e si scambiano opinioni e idee. Questo è molto bello, molto interessante, molto, molto attivo. Avete aperto degli scenari che mi piacerebbe coltivare, perché... poteva anche diventare una trasmissione in cui fermamente ognuno rimane sulle proprie posizioni e invece c'è un confronto molto, molto forte e molto produttivo, e soprattutto emerge la necessità di una ulteriore dotazione culturale per essere pronti ad affrontare quello che sta accadendo sulla spinta dell'intelligenza artificiale, il che vuol dire conoscere, il che vuol dire confrontarsi senza pregiudizi e soprattutto anche esplorare mondi diversi. Il mondo di Bruno Damini, che ha cominciato con il suo impegno per i malati di patologie importanti dal punto di vista renale, ci fa scoprire un mondo anche del cibo legato alla possibilità di aiutare queste persone e di aiutare attraverso l'intelligenza artificiale che dia garanzie maggiori di utilizzazione dei cibi. Ecco, trovo che questo confronto tra due mondi apparentemente distanti sia una strada da percorrere e continuare a percorrere. Speriamo di farlo anche in futuro con i nostri programmi, il nostro progetto di intelligenza artificiale in Agorà, perché conoscere serve solamente a aumentare la nostra capacità di comprendere l'innovazione che capita giorno per giorno e con una velocità che altrimenti non riusciremo a gestire. Io ringrazio voi, ringrazio Bruno Damini, ringrazio Enrico Ursella, per la chiarezza con la quale
avete espresso le vostre idee e per la capacità di metterle a confronto. Vi diamo appuntamento al 18 di aprile. Avremo il quarto incontro online. Sarà l'ultimo incontro online perché poi ci stiamo preparando per un convegno in presenza che faremo il 25, 26 e 27 di maggio. E questo incontro invece di 18 aprile sarà con Nicola Martino, è un radiologo, medico radiologo, diagnosi radiologica intelligente. Abbiamo messo un punto di domanda. Sì, forse, no, ruolo e responsabilità del medico. Ancora una volta un'intelligenza artificiale che ha raffinatissime applicazioni in ambito radiologico, soprattutto di lettura dell'immagine radiologica, si incontra e si confronta con la capacità del medico. La domanda provocatoria che faremo a suo tempo, vi invito anche ad ascoltarci, ma insomma, avremo ancora bisogno di medici con tutta questa intelligenza artificiale che ci sta circondando? Questa sarà una domanda alla quale risponderemo il 18 aprile. Grazie a tutti voi, buona serata e ci sentiamo la prossima volta. Grazie. Grazie.